arrivato da queste famose 10 punti concreti che questa amministrazione ha messo in campo, ritengo che sia un atto pesante e anche democratico, perché nei fatti limita quello che deve essere un diritto costituzionalmente garantito, che è appunto la possibilità della minoranza di esercitare il proprio ruolo di opposizione. Per certi versi il sindaco mi consente che per quasi un azzeramento del ruolo della minoranza è il tentativo di prevaricazione della maggioranza. Io premetto che chi le parla, che sono oggi io le parlo, e avevo creduto nelle parole del suo discorso iniziale, che comunque lasciano spazio a qualche possibilità di dialogo tra maggioranza e minoranza. Chi le parla eternamente crede che lo stato della democrazia sia nel dibattito, nella dialettica tra persone e programmi contrapposti, cosa questa che deve avvenire all'interno di istituzioni riconosciute e appunto le posizioni consigliari. Premetto che io ritengo che vi siete un po' schermati dietro queste logiche di risparmio che sono una scuola avendo condivisione, ma che io ritengo si possono e si debbano punire attraverso altre strade, correndo altre strade. Oggi ci troveremo a votare questo atto che appunto l'articolo 38 e contravviene anche all'articolo 49 della Costituzione, che impedisce ai partiti politici qualunque azione nel tentativo di leggere il ruolo della minoranza, eliminando quindi un diritto politico che è garantito. Non deve dimenticare, signor sindaco, che di fatto anche noi non sottovalutiamo la necessità di far risparmiare l'ente comune, cosa che è assolutamente condivisibile, e lei a questo posto deve ricordare, se già prima anticipato, noi abbiamo manifestato la nostra disponibilità in maniera non provocatoria, rinunciata a questione di presenza. E quindi tutto questo al fine di, in questo modo non ci viene meno il nostro diritto di lavorare a pieno e di esercitare l'interesse, di parlare dell'interesse della collettività. Non dimentichi che governare implica la capacità di saper dialogare e di mediare tra tutte le forze politiche presenti in questo senso. Mi avvio alle conclusioni, non intendo fare la lista della spesa di tutte le possibilità e dei rimedi che deve essere in campo per attuare questa strategia, non l'ultimo il fatto di monitorare le presenze in commissione e soprattutto i tempi corrispondenti. Non è questo che io voglio suggerire, non mi mancherà modo di attuarlo. Quello che, anche perché poi tra l'altro tutto questo è di mancato, sensibilità e assenza di responsabilità di ognuno di noi. Gli chiedo pertanto di fare appello al suo senso di responsabilità, al suo consenso e soprattutto alla lunga esperienza che lei ha maturato insieme al Consiglio Comunale, cercando, rivedendo questa posizione nei modi e dovuti, e gli anticipo le mie intenzioni di voto contrario, che tra l'altro sono in linea con quelle che sono le intenzioni del mio gruppo consigliare. Grazie, consigliera Talletti. È iscritto a parlare il